Parliamo di questo argomento perché è un argomento che noi sappiamo essere causa di molti litigi e il professor Assumma, che è il maestro di tutti noi avvocati che ci occupiamo di questa materia, sa che quanto è sottile il limite che c'è tra i diritti degli autori e i diritti dei produttori. Per fare questo facciamo una piccola cornice, col consenso di tutti facciamo una piccola cornice. Il diritto d'autore viene tutelato dal codice civile, viene tutelato dal codice civile come fatto creativo, e le opere che sono create sono scienze, letteratura, musica, arti figurative, architettura, tutto quello che sappiamo. Perché questo diventi sostanza, la parte creativa deve tradursi in un fatto concreto. Quindi passiamo, diciamo, da quella che era originariamente ai tempi degli antichi romani la tradizione orale, per arrivare a un fatto fisico, a una tutela, voglio dire, di un qualche cosa che deve rimanere scritto. Io sono uno scrittore di poesie, i poeti furono i primi. Poeta vuol dire proprio quello che fa, proprio fisicamente vuol dire colui che fa. Allora, le prime opere scritte furono quelle dei poeti, anche se oggi sembra praticamente il contrario, quindi i poeti erano i primi tutelati dal diritto d'autore. Perché questa tutela scatti, l'opera creativa deve avere quel minimo di originalità e di novità che la distingue dalle altre, perché altrimenti, voglio dire, non si esprime questo fatto creativo. Siamo già passati al diritto d'autore, dal codice civile siamo passati al diritto d'autore. A questo punto sappiamo che cos'è un autore, che cosa ha creato, come viene tutelato, come viene rappresentato questo diritto. Viene rappresentato in due modi che noi sappiamo essere i diritti patrimoniali da una parte e i diritti morali dall'altra. Stiamo parlando sempre dell'autore. Quindi l'autore, come noi sappiamo, gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, ha i diritti patrimoniali di riproduzione, di trascrizione, di esecuzione, di elaborazione e via discorrendo. Sappiamo che si estinguono in 70 anni, l'abbiamo ricordato anche prima, e sappiamo che alla fine si estinguono a 70 anni dalla morte dell'ultimo dei coautori. I coautori sono definitivamente il regista, il soggettista, sceneggiatore, dialoghi e musiche. Questi sono i diritti patrimoniali, cioè sono i diritti che l'autore può cedere nel diritto italiano, quelli che portano fisicamente soldi, quelli che sono monetizzabili, quelli che il produttore deve acquisire. I diritti morali sono quelli che invece l'autore non può cedere, perché sono connaturati con la sua stessa natura, sono nel DNA dell'autore. Ed è per questo motivo, questo lo dico già ed è un primo segnale che diamo al rapporto tra produttori ed autori, non si può cedere il diritto d'autore. Quando leggiamo nei contratti che è stato ceduto il diritto d'autore, diciamo, leggiamo una cosa sbagliata, nel senso che il diritto d'autore nella sua globalità non può essere ceduto, quindi è una frase che non ha senso. Passiamo a quello che il codice, il diritto d'autore, riferisce direttamente al cinema. Ripete che gli autori sono gli autori del soggetto, della sceneggiatura, della musica e il regista. All'articolo 45 stabilisce che l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera spetta al produttore, anzi spetta a chi ha organizzato la produzione, poi vedremo quale conseguenza può avere questa frase. Stabilisce all'articolo 46 che l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica del prodotto spetta, quindi lo sfruttamento cinematografico spetta al produttore. Quindi già vediamo noi che stiamo parlando dello stesso codice, della stessa regolamentazione, che stiamo già parlando di due cose che sono sufficientemente in contrasto. Da una parte, prima parliamo dei diritti del produttore, stiamo riparlando degli stessi diritti da parte del produttore. Infatti, all'articolo 17, è all'autore che aspetta la facoltà di mettere in commercio l'opera a fini di lucro.
L'autore ne ha lo sfruttamento esclusivo, lo può tradurre, lo può doppiare, lo può noleggiare. Sono, vedremo, gli stessi diritti che poi vengono riconosciuti al produttore. I diritti morali invece che ha il nostro autore, il nostro inteso, il nostro autore italiano in particolare, sono diritti morali che non possono essere ceduti, come dicevamo prima, che sono in sostanza il diritto alla paternità dell'opera e il diritto all'integrità dell'opera. Questi sono i due diritti che poi si dividono in altri subdiritti, ma insomma diciamo che nella sostanza sono questi, quindi il potere di riconoscere sempre e di poter essere sempre riconosciuto come autore dell'opera e il potere di sovrintendere all'integrità assoluta dell'opera, quindi l'opera non si può frazionare, non si può modificare, non si può alterare in nessun modo. Questi diritti, che sono, torno a dire, inalienabili, resistono anche al fatto del contratto d'opera, anche qualora l'autore fosse stato incaricato di scrivere quell'opera. Questi diritti non li può cedere perché sono incedibili. I diritti morali, e qui mi rifaccio a quello che diceva prima Greco, non è che nel diritto anglosassone non esistono, esistono ma sono cedibili. Quindi la differenza che c'è tra le due linee legislative è che mentre i diritti d'autore nel territorio anglosassone sono tutti cedibili, quindi si crea una forma di possesso al 100%, di totale possesso nelle mani di chi acquista o del produttore, in Italia nel nostro ordinamento questo non è possibile. Quindi abbiamo visto che si crea questo conflitto, praticamente chi è in realtà che ha la titolarità di questi diritti, chi può esercitarli soprattutto nella parte relativa alle condizioni economiche. Siamo passati attraverso le convenzioni di Berna, le abbiamo riconosciute prima, e abbiamo visto che in alcuni stati viene riconosciuta al produttore quasi ex legge la gestione dei diritti, come se fosse una nascita spontanea da parte del produttore nel momento in cui inizia ad organizzare l'opera, mentre sappiamo che in altri paesi come il nostro questo non è.